Ancora nessuna notizia del proprietario dei due segugi color miele, un maschio e una femmina, che sono stati ritrovati 3 giorni fa ormai a Gotra di Albareto. Se ne sta occupando una famiglia che si trova a Valmozzola, se ne sta occupando, però non può tenerli con sé, quindi cerchiamo il proprietario, i proprietari oppure qualcuno che voglia adottare i due animali, che come vi dicevo sono un maschio e una femmina, sono molto affettuosi tra di loro, quindi probabilmente abituati a stare insieme, non hanno il microchip. Se volete saperne di più, 331 1694 439. È prevista un'escursione sul Monte Maggiorasca, Monte Bue, Prato Grande domani domenica, con ritrovo puntuale per la partenza a Bedogna alle 9.30 presso il parcheggio del seminario vescovile e trasferimento presso il passo del Tomarlo, dal quale si partirà per l'escursione alle ore 10.30. Il rientro alle macchine è previsto per le ore 16. Sempre domani, Trekking Dog Day, giornata dedicata agli amici a quattro zampe, con ritrovo presso il parcheggio di Rocca Murata nel comune di Borgotaro alle 9, rientro previsto alle 17. Ed ora parliamo di una serata, quella di ieri, svoltasi presso la Biblioteca Manara di Borgotaro per ricordare, festeggiare in qualche modo i 25 anni di attività del Centro Culturale Don Antonio Beccarelli. Con una riflessione sull'invito rivolto da Papa Francesco al presidente israeliano Shimon Peres e a quello palestinese Abu Mazen a pregare insieme per la composizione pacifica del conflitto arabo-israeliano, il Centro Culturale Don Antonio Beccarelli ha celebrato il 25esimo anniversario di fondazione. 25 anni di un'attività svolta soprattutto promuovendo approfondimenti su temi di vario genere, alcuni ricorrenti periodicamente, come quello sulla Shoah organizzato ogni anno nella settimana del 27 gennaio, giorno della memoria, altri ispirati da avvenimenti di attualità. La nostra attività sostanzialmente si è basata sulla proposta di alcuni incontri che la cronaca stessa e la storia contemporanea proponeva come momento di dialogo e di confronto fra le diverse culture che vivono a Borgotaro. Direi infatti che uno dei lasciti più importanti di Don Antonio alla nostra comunità è proprio quello della ricerca del dialogo. Noi siamo convinti, ecco, sulla scia della sua testimonianza, che la via del dialogo e soprattutto del dialogo fra le differenze possa essere uno strumento per costruire una comunità in qualche modo più equilibrata e che sappia guardare al futuro. Proprio questa filosofia del dialogo, che costituisce la finalità statutaria dell'associazione, è stata determinante nella scelta dell'argomento su cui discutere in occasione della serata celebrativa. Ispirata alla filosofia del dialogo, è stata infatti l'iniziativa con cui il Pontefice ha inteso ravvivare una moderata speranza di pace per un territorio conteso tra due popoli, ciascuno con le proprie ragioni, che si contrappongono sanguinosamente da quasi 70 anni. Una speranza che troppe volte in passato è andata delusa e che Papa Francesco ha voluto riproporre con una modalità di cui va compreso il profondo significato di fede. Certamente non è un gesto politico, ma in qualche modo è il tentativo attraverso la preghiera di chiedere a Dio che possa donare a questi due popoli, possa donare un futuro di pace, di convivenza, ciascuno in un proprio stato autonomo, palestinese e israeliano.
Sabato prossimo, 28 di giugno, presso il centro visite della riserva dei Ghirardi, ci sarà la segnatura del percorso escursionistico ad anello intorno alla valle del Rio Cavanne. Chi volesse partecipare è pregato di contattare Guido Sardella al 349-7736-093. La segnatura si terrà dalle 9.30 alle 15.30 e poi a seguire presso il centro visite merenda offerta dalla riserva. Importante sarà portare scarponcini da trekking e borraccia o bottiglia dell'acqua perché non vi sono sorgenti lungo il percorso. Come da tradizione, in occasione del Corpus Domini e della celebrazione della prima comunione dei ragazzi della parrocchia di Sant'Antonino, domani e già anche questa sera potrete ammirare le splendide infiorate del Corpus Domini per le vie del centro storico di Bedonia, con splendide opere preparate interamente con petali di fiori multicolori. Si è tenuto presso il seminario vescovile di Bedonia a sere fa il saggio di fine anno per quanto riguarda la scuola di musica sacra che ha compiuto proprio quest'anno i suoi 10 anni di vita. Si sta concludendo il saggio della Scuola di Musica Sacra, scuola di musica che è nata ormai 10 anni fa. All'interno di questa scuola sono presenti 2 corsi, il corso di pianoforte e il corso di violino. Sono molto soddisfatto con i 2 maestri, Piergino e Ferenc, di come hanno insegnato agli allievi quest'anno, perché hanno fatto veramente, rispetto agli altri anni, un salto di qualità straordinario. Sono qua anche per comunicare a tutti quanti coloro volessero approfittarne, da ottobre i corsi riprenderanno, per cui chi volesse iscriversi a questa bellissima scuola e avere la possibilità di studiare pianoforte e anche violino, io sono a vostra disposizione. Vedete, dicono tutti che è uno strumento molto, molto difficile da suonare, ed è vero, ci sono tante ore di studio, di lezioni, si fanno lezioni da metà ottobre fino adesso, sono tanti mesi in cui le persone tutti i sabati vengono a Borgotaro, fanno dei chilometri, fanno dei sacrifici, e faccio anch'io, facciamo tutti i sacrifici per una cosa molto importante, la musica. Okay? La musica è quella che è cibo dell'anima, quello che ci dà una gioia, e non solo a noi, ma anche a tutti quelli che ascoltano. Quindi oggi siamo qui a dimostrare questo lavoro che abbiamo fatto in un anno scolastico, e quella gioia che abbiamo avuto noi oggi vogliamo regalare a voi, quindi speriamo che vi divertite oggi. Parlando di saggio di fine anno, mercoledì alle 21 in piazza Centinaro a Bedonia si terrà il saggio finale dei ragazzi della Music School di Paolo Bertoli e dei suoi maestri. Ovviamente siete attesi per una serata all'insegna dell'ottima musica.
Il meteo di domani, domenica 22 giugno, avremo sereno per tutto l'arco della giornata. Temperature minime in leggero aumento, intorno ai 15-16 gradi, in aumento più decise le massime, comprese tra 23 e 27 gradi, i venti saranno deboli variabili. E con questo è tutto, vi auguro di trascorrere una serena serata e una buona domenica. Noi torniamo lunedì, arrivederci.